Domenica prossima, ultima del tempo ordinario, celebreremo la solennità di Cristo Re. Vi esorto a porre Gesù al centro della vostra vita e da Lui ricevere luce e coraggio in ogni scelta quotidiana. E non dimentichiamo di perseverare nella preghiera per quanti soffrono a causa delle guerre in tante parti del mondo, specialmente per le care popolazioni dell'Ucraina, la martoriata Ucraina, di Israele e della Palestina. Questa mattina ho ricevuto due delegazioni, una di israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza e un'altra di palestinesi che hanno dei parenti prigionieri in Israele. Loro soffrono tanto e ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno con questo, ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Per favore, andiamo avanti per la pace. Pregate per la pace, pregate tanto per la pace. Che il Signore metta mano lì, che il Signore ci aiuti a risolvere i problemi e non andare avanti con le passioni che alla fine uccidono tutti. Preghiamo per il popolo palestinese, preghiamo per il popolo israeliano, perché venga la pace. A tutti la mia benedizione.